Dopo lo scampato pericolo dei Maya, dovremmo prepararci a qualcosa di peggio, ma stavolta in maniera un po' più tecnica, più scientifica, più pensata, anche se le paranoie non mancano. Le preoccupazioni ci arrivano da tantissime fonti, ma una ne volevo segnalare, quella che viene dal rapporto Global Risk 2013, l'ottava edizione, che presenta un documento che è editato dal World Economic Forum e che ci presenta come una sorta di espositore tutti i possibili fenomeni, naturali e non, che potrebbero tramutarsi in catastrofe per il nostro pianeta. La lista naturalmente è lunga e si va dalle eruzioni delle tempeste solari oppure ai raggi gamma che provengono dall'universo, ne ho già parlato in altri miei video, fino alle epidemie di virus terrificanti come naturalmente gli tsunami, asteroidi vaganti, mega terremoto e, dulcis in fundo, l'incontro con gli alieni. La vita extraterrestre, se venisse scoperta, e non importa se essa sia di grigi o rettiliani, ma anche dei semplici microrganismi su Marte o sotto i ghiacci delle lune gioviane, potrebbero davvero sconvolgerci completamente il modo di pensare. Dovremmo rivedere religione, filosofia, un po' tutto. Sarebbe una bella quasi catastrofe per la nostra vita. Naturalmente poi ci sono dei problemi sociologici ed economici che sono ben descritti e in prima linea. Si va dalle guerre, alla fame, all'inquinamento, al terrorismo, al crollo della società così come la stiamo vivendo, allo sviluppo di batteri che non rispondono più agli antibiotici, visto l'uso dissennato che ne abbiamo fatto negli ultimi decenni, dalla scarsità delle risorse idriche al fanatismo religioso. Quindi, di fatti di cui aver paura ce n'è e sono ben diverse a seconda degli scenari geografici. Questa ottava edizione del Global Risk ci ha messo in guardia dagli eventi naturali improvvisi che non possono essere contrastati se non con un'alleanza tra le organizzazioni mondiali, specie quelle non governative che dovrebbero vigilare senza troppi fondi. Tutto questo è molto diverso, molto più probabile dalle sciocche paure apocalittiche che invece di focalizzare i veri problemi si attaccano su questioni senza nessun fondamento scientifico e vengono pubblicizzati soprattutto da paranoici che sfruttano la credulità popolare per fare dei soldi. E per concludere vi volevo presentare questo grafico estratto proprio dal documento del Global Risk 2013. È un grafico sulle ascisse, che la linea orizzontale, vengono riportate la verosomiglianza che la cosa accada nei prossimi 10 anni. Sulle ordinate, invece, la linea verticale, la potenza d'impatto che potrebbe avere a livello planetario il determinato fatto che è descritto. Come potete constatare, in alto, è stato evidenziato con un rettangolino nero, troviamo importante fallimento finanziario sistemico. Ora naturalmente ci vorrebbe un economista per spiegare che cosa significa questa frase, ma penso che ad orecchio tutti voi possiate ben capire di che cosa si tratta. E quindi, all'estrema destra, troviamo la probabilità che l'evento si verifichi. Questo è una grave disuguaglianza delle entrate personali, come se non ci fossimo già abituati. Grazie, alla prossima.